Quindi parliamo di nuovi progetti, perché Banca Karim non si ferma mai, anzi ci sono tutta una serie di cambiamenti che stanno per arrivare. Sì, in realtà abbiamo una serie di progetti abbastanza impegnativi che da mesi abbiamo messo in atto, e in particolare quello che oggi appare di più è appunto questo piano di razionalizzazione delle filiali, ma dietro a questo c'è un lavoro che è un po' più complesso, che parte dalla rivisitazione del modello di servizio alla clientela e arriva fino alla riorganizzazione degli sportelli. E ci tengo anche a dire, riorganizzazione degli sportelli vuol dire anche nuove aperture, un piano di nuove aperture che stiamo presentando in Banca d'Italia. Quindi alcune filiali verranno accorpate, però ne verranno anche aperte altre. Sì, allora noi abbiamo in particolare su Rimini, stiamo intervenendo su una serie di filiali sulle quali prevediamo delle trasformazioni da sportello standard, da sportello self-service evoluto in alcuni casi, e poi parliamo di accorpamenti, cioè di potenziamento di risorse limitrofe per offrire un servizio al cliente, diciamo, qualitativamente più elevato. Quindi progetti che comunque rappresentano diciamo, un futuro positivo per la Banca Karim. Io mi sento di dire proprio di sì, nel senso che stiamo riorganizzando appunto non solo la rete degli sportelli, ma anche un po' il modo di lavorare della banca, e diciamo che in un contesto di commissariamento è anche una situazione piuttosto anomala, soprattutto se pensiamo che andiamo ad aprire sportelli in un momento in cui la banca potrebbe apparire in qualche modo bloccata per effetto del commissariamento, ma direi che così proprio non è. Ecco, quindi si è detto un po' di tutto, sui giornali si sono lette tante cose, però vogliamo fare chiarezza appunto su questo e sottolineare che Banca Karim sta andando avanti in modo positivo e costruttivo. Direi proprio di sì, direi che forse rispetto ad un'attività ordinaria ne stiamo facendo veramente molta di straordinaria, quindi ad una velocità che direi abbastanza nuova, non abbastanza innovativa, quindi stiamo lanciando anche nuovi prodotti, nuovi servizi per la clientela, abbiamo lanciato una nuova linea di comunicazione. E diciamo che stiamo facendo tante cose che in un momento ordinario avremmo fatto anche più lentamente. In questo momento, per effetto del supporto anche che abbiamo da parte dei commissari, direi che stiamo andando molto più veloci anche rispetto al passato.